I paradisi fiscali sono forse oggi, molto probabilmente oggi, uno degli argomenti più interessanti quando si parla qui. Si pensa immediatamente quando si parla di fiscalità, sia nazionale che internazionale, perché in realtà ce ne sono alcuni molto più vicini all'Italia di quanto non possiate immaginare. Alcuni sono addirittura all'interno dei confini del paese. Sicuramente un argomento appunto che attira l'attenzione, che attira la volontà di capirci un attimino di più. Da parte anche dei non addetti ai lavori, quindi da parte anche sicuramente degli imprenditori che cercano di capire se e come possono utilizzarli in maniera legale, ma anche dei non addetti ai lavori, insomma, quindi tutti quelli che vivono demonizzando gli altri perché l'azione mediatica, non solo quella italiana, ma comunque quella di tutto il globo emerso, sono anni che se la prende con i paradisi fiscali. Quindi pare che l'evasione fiscale sia sicuramente il primo problema del mondo e sia il motivo per cui gli stati si finanziano a deficit o il bilancio statale chiude in perdita alla fine dell'anno. Questo, come dire, è sicuramente in parte vero. È chiaro che parte dell'evasione fiscale è legata all'utilizzo illegale o borderline, quindi elusivo direi, dei paradisi fiscali, ma è anche vero che dietro, insomma, se ne parla tanto anche da chi non ne capisce una beneamata mazza. E poi soprattutto intendiamoci su che cosa si intende per paradisi fiscali. Paradiso fiscale è appunto un'accezione mediatica, ma non è una definizione tecnica. Il paradiso fiscale viene definito in maniera diversa, a dire il vero, da ciascuna giurisdizione. Quindi l'Italia ha l'elenco dei buoni e dei cattivi, le cosiddette white list e black list, altri stati, o perlomeno ce l'aveva, adesso stiamo assistendo a una fase di transazione dell'inquadramento di quello che è paradiso fiscale, perché in realtà si è passati da una white list e black list, si è passata a così come sulla falsa riga di altri paesi, soprattutto all'interno della comunità europea, si è passato a identificare il paradiso fiscale tecnicamente sulla base di due fattori. Numero uno, il livello di trasparenza, quindi se scambia informazioni, se c'è un approccio collaborativo dell'amministrazione finanziaria di quel paese nei confronti dei paesi tendenzialmente OCSE, e il livello di tassazione. Quindi quando è sensibilmente inferiore rispetto a quello dei paesi OCSE, ma io ti direi un metodo di paragone quando il tax rate effettivo è inferiore al 50% del tax rate effettivo degli altri paesi, o meglio, di quello che sarebbe stato il tax rate effettivo se quell'attività l'avessi esercitata in Italia, in Germania, in Spagna, insomma, nei paesi ad elevata tassazione. Ok? Quindi oggi questi sono i due grossi macro criteri che vengono utilizzati dalla maggior parte degli stati del mondo per inquadrare che cosa è paradiso fiscale e che cosa no. Poi c'è tutta l'azione mediatica per cui è tutto paradiso fiscale, per cui la Svizzera è il paradiso fiscale, per cui l'Austria ha determinate condizioni di paradiso fiscale, eccetera, eccetera. O poi chiaramente le varie isole, isolette appartenenti al Commonwealth britannico, le vedremo tra un attimo. Che pare insomma che anche la regina d'Inghilterra sia andata ad evadere. È chiaro che tra demonizzazione spinta e realtà ci passa un abisso, quindi non voglio dire che questi strumenti non vengano utilizzati evidentemente anche ai fini di risparmi, alcune volte ai limiti della legalità, ma questo non vuol dire che non possano essere utilizzati, appunto, se sai come farlo. Quindi all'interno di questo video vi spiegherò in materia generica e in materia generale che cosa oggi dobbiamo intendere per paradiso fiscale, quali sono che cosa garantiscono i paradisi fiscali, quali sono le suddivisioni che dobbiamo utilizzare per comprenderli meglio, quali sono le misure di contrasto e di cooperazione internazionale, quindi che cosa si fa oggi in Italia in primis, nel resto del mondo poi per contrastare l'utilizzo illecito, il ricorso ai paradisi fiscali, ma parleremo anche dell'offshore, quindi dell'utilizzo dei paradisi fiscali offshore all'interno dei gruppi societari, quindi parleremo di prestanome, piuttosto che di scatole cinesi, piuttosto che di società conduit, piuttosto che di alcuni strumenti che oggi vengono utilizzati, che sono assolutamente legali, ma che poi obiettivamente possono serenamente essere annoverati in senso non tecnico come paradiso fiscale. Quindi parleremo delle holding, delle SOPARFI lussemburghesi e delle LLP, delle Limited Liabilities Partnership. Quindi il messaggio che però voglio che
tu prenda in considerazione immediatamente e che sei, secondo i principi della flag strategy, assolutamente in grado di piantare una delle tue bandierine in uno dei paradisi fiscali. Infatti, nella parte conclusiva ti spiegherò esattamente che cosa puoi fare tu poi in concreto per utilizzare un paradiso fiscale, quando puoi approfittarne immediatamente in maniera assolutamente trasparente e quando invece è meglio evitare. Però esistono delle circostanze in cui appunto l'utilizzo di un paradiso fiscale è assolutamente immediato, è assolutamente tecnico, è assolutamente legale. Ok, quindi partiamo dall'inizio, perché del resto è sempre dall'inizio che si parte. Che cosa garantisce un paradiso fiscale? Quindi perché dovrei ricorrere all'utilizzo di un paradiso fiscale? Ok, quindi che cosa garantisce un paradiso fiscale? Sono due le motivazioni per le quali io ricorro a un paradiso fiscale, quindi a una scatola, ad una società costituita all'interno di un paradiso fiscale: anonimato oggettivo e anonimato soggettivo. In maniera semplice, che cosa vuol dire anonimato oggettivo? Che posso voler proteggere la tipologia di attività che sto facendo, sia per motivi di privacy, se non per motivi illeciti, quindi pensiamo evidentemente a tutto il riciclaggio del denaro, evidentemente andrò a tutelare quello che sto facendo, e quindi anonimato oggettivo. L'anonimato soggettivo invece è la garanzia che va a cercare chi non vuole comparire. Quindi se nell'anonimato oggettivo voglio nascondere cosa faccio, ma non chi lo fa, con l'anonimato soggettivo nascondo chi lo fa e non cosa faccio. E evidentemente ci sono paradisi fiscali che garantiscono entrambe le cose, e poi sono la maggior parte, perché evidentemente sia nel primo caso che nel secondo caso evidentemente ho bisogno, si va a cercare un livello di privacy tale per cui posso fare tutto il porco comodo che mi va in serenità. Quindi cercherò un paradiso che mi protegge sia il tipo di attività nello scherma, sia quello che faccio come persona fisica. È chiaro che o come socio società di capitali. È chiaro che negli ultimi anni, dopo una serie di scandali che sicuramente ricorderai anche tu, non ultimo, ma probabilmente quello che ha avuto più la cassa di risonanza mediatica più pesante, quello dei Panama Papers, l'utilizzo dei paradisi fiscali è sempre di più in diminuzione. Quindi, come dire, se i grossi gruppi lo abbandonano li abbandonano ormai per un problema reputazionale, i piccoli gruppi e i singoli imprenditori hanno difficoltà ad utilizzarli per via dello scambio di informazioni e di tutta quella serie di strumenti, software e di procedure che sono state messe sulle spalle delle banche, perché evidentemente un paradiso fiscale senza una banca che funziona come si deve, che mi garantisce l'anonimato, è del tutto inutile. Quindi antiriciclaggio, antiterrorismo, scambio di informazioni finanziarie hanno reso particolarmente ostico e complicato utilizzarli oggi. Tra l'altro sono tutti costantemente monitorati, in primis dall'OCSE, che gli va a bussare alla porta ogni anno a controllare se hanno, soprattutto a quelli che hanno detto di voler aderire allo scambio di informazioni, quindi si va a controllare a che punto sono le procedure, se obiettivamente sono diventati compliance oppure no. E in secondis c'è l'Europa, che ha altri tipi di rapporti commerciali, evidentemente con questi paesi. Anche lì, come sapete, esiste una blacklist e una whitelist. Lo ripeto, non da ultimo, anche Dubai è entrata nella blacklist della Commissione europea. Dubai è a tutti gli effetti un paradiso fiscale, o meglio, un paradiso fiscale perché ha nulla in posizione, non è bassa e nulla, perché lo ricordiamo, è lo 0%, al di là dell'IVA al 5%, ma si applica in rarissimi casi. E, come dire, era uscita dalla blacklist perché Dubai ha detto: guarda, sono disposto ad accettare il CRS, scambio di informazioni finanziarie automatiche, e a venirti incontro, quindi a utilizzare i sistemi più trasparenti. Diciamo che da un lato l'ha fatto, dall'altro non ha implementato al massimo, al meglio, questa necessità di diventare trasparente. Quindi ha detto che l'avrebbe fatto, poi non l'ha fatto al 100%, e quindi è rientrata nella blacklist. Quindi ci sono delle conseguenze nel fatto di essere definito paradiso fiscale oppure no. Ok, e questa è l'altra grossa problematica. Quindi i paradisi fiscali esistono, possono essere utilizzati, ma a seconda dell'utilizzo che ne devi fare, a seconda della reputazione di cui puoi avere bisogno, potrebbe più esserti più o meno inutile utilizzarli, perché poi alla fine ti ritrovi con un veicolo vuoto. Ok, quindi anonimato oggettivo, anonimato soggettivo. Ma domanda da 1 milione di dollari: perché, a chi appartengono questi paradisi fiscali e perché ce ne sono così tanti? Perché poi,
La verità è che i paesi OCSE passano il loro tempo nascondendosi dietro una finta lotta ai paradisi fiscali, quando poi andiamo ad osservare i dati alla mano, la realtà delle cose, ci rendiamo conto che poi in realtà ce ne sono tantissimi e sono ancora in place, sono ancora in essere e nessuno poi di fatto, come dire, fa qualcosa per chiuderli davvero ed è, se vogliamo, è veramente anacronistico, è folle che paesi dell'OCSE, questo appunto in punta di diritto dal mio punto di vista, è follia che paesi come l'Italia, la Spagna, la Germania, ma comunque tutti i paesi dell'Europa, compreso gli Stati Uniti, sono tendenzialmente tenuti ad una disclosure totale, e quindi devono essere compliant con 227 normative fiscali, tributarie, bancarie, civilistiche, roba da spaccarsi la testa, ed è il motivo per cui poi le amministrazioni finanziarie lavorano male, che questo evidentemente è un bene per noi, però non è un bene per il paese in senso di sviluppo tecnico. E poi d'altro canto si lasci che posti, isolette di 7 persone facciano un po' quello che gli pare, quando in realtà la possibilità di intervenire ci sarebbe e come. È chiaro che la cosa non è voluta, insomma non sto facendo del complottismo, veramente son dati alla mano, cioè c'è gente che dice che li devono chiudere, avrebbero l'autorità per chiuderli e per farli fare quello che vogliono, e poi dall'altro lato invece si lasciano fare esattamente quello che vogliono, quindi è un fatto. Non sono un complottista, non credo nelle scie chimiche. Per cui facciamo degli esempi come da slide: Anguilla, Bahamas, Bermuda, Giamaica, Cayman, Isole Vergini Britanniche, Turks e Caicos, sono alla diretta dipendenza della corona inglese, cioè il capo di Stato è proprio la regina d'Inghilterra, che ha messo, mette in ciascuna di questi territori un proprio rappresentante, il cosiddetto governatore. La verità è che, nonostante abbiano autonomia in determinati campi, quindi pubblica sicurezza piuttosto che difesa, l'organo esecutivo però non può firmare né può ratificare convenzioni internazionali senza l'espressa autorizzazione della regina. Quindi, che cosa vuol dire? Che molti di questi paesi non hanno proprio convenzioni contro le doppie imposizioni, rimanendo chiaramente al lato tributario, che è quello che ci interessa. Ma questo perché evidentemente la regina non si è mossa, quindi, come dire, c'è una politica dietro tale per cui questi territori sono alle dirette dipendenze dell'Inghilterra. L'Inghilterra avrebbe la possibilità di fargli fare quello che vuole, cioè tendenzialmente di farle diventare trasparenti, compliance con le nuove normative OCSE. Ma questa volontà evidentemente non c'è. Non c'è da parte dell'Inghilterra con i territori dell'ex Commonwealth britannico, non c'è in Olanda con Aruba e Curaçao, dove di nuovo troviamo un governatore scelto dalla regina, posto a capo del gabinetto dei ministri, con potere di nomina e revoca di questi ultimi. Ma alla fine della fiera è la regina che muove il governatore. Lo stesso lo ritroviamo invece da parte della Francia in Nuova Caledonia e in Polinesia francese. Per chiudere la carrellata, anche gli Stati Uniti hanno i propri paradisi fiscali praticamente in casa, non ultimo Porto Rico, che è associato agli USA dal 1952, o ancora le isole Marshall, dove insomma appunto l'autorità poi è statunitense al 100%. Quindi gli ex colonizzatori alla fine si sono tenuti le loro colonie, e invece di sfruttarle sotto un profilo commerciale, prima con le piantagioni, adesso li hanno trasformati in dei paradisi bancari, in dei paradisi fiscali, in dei paradisi finanziari. Evidentemente che c'è una volontà a mantenerli così, il che chiaramente rende le maglie della pianificazione fiscale internazionale piuttosto larghe e soprattutto legali, perché nella misura in cui, lo ripeto, appunto, sono paradisi fiscali perché mediaticamente e alcuni anche da un punto di vista tecnico vanno considerati tali perché non tassano e non scambiano informazioni, però questo non vuol dire che non possono essere utilizzati. Proprio perché se il sistema legale interno prevede di utilizzare quello strumento in quelle determinate condizioni, e lo vedremo tecnicamente che cosa ci possiamo fare, evidentemente utilizzare il paradiso fiscale non deve portare immediatamente la testa allo scandalo, oddio che ho fatto, ho evaso. Non è così, vedremo perché.